Allora, le fornaci sono state costruite la prima nel 1925 ed è quella più verso nord, mentre la seconda, che è più vicina a noi, è stata costruita alla metà degli anni 50. L'insediamento produttivo che è stato operativo qui fino al 1987 era della famiglia Zottis e qui si produceva calce. La calce era trasformazione di ciottoli del Piave, costituiti prevalentemente di carbonato di calcio e in parte carbonato di magnesio. Venivano caricati all'interno delle due torri, che all'interno sono cave, e sostanzialmente cotti, e quindi attraverso la cottura che avveniva inizialmente bruciando lignite e poi invece segatura che veniva ricavata dai mobilifici della zona, le fornaci raggiungevano una temperatura prossima ai 1000 gradi e il ciclo di cottura durava circa 8 ore. Durante questo ciclo il ciottolo, che era costituito prevalentemente da carbonato di calcio, subiva un processo che si chiamava ossidazione, rilasciava anidride carbonica e veniva trasformato in ossido di calcio, e l'ossido di calcio era praticamente calce viva. Alla fine del periodo il carico di calce cadeva sostanzialmente e veniva estratto attraverso le basi delle fornaci, e la calce viva, che è un materiale molto caustico, attraverso un processo che rilasciava molto calore, veniva messo in acqua, il prodotto finito, e trasformato poi in calce spenta. E la calce spenta era il materiale utilizzato prevalentemente in edilizia, ma anche in agricoltura per funzione disinfettante. Qualcuno si ricorderà gli alberi dipinti di bianco attraverso proprio la calce spenta, che serviva a disinfettare e quindi a evitare l'aggressione di insetti alle piantagioni, ma il materiale, l'utilizzo principale era in edilizia. E nell'87 il papà ha avuto un infarto e quindi mio fratello, che era del 49, l'unico maschio, perché questo era lavoro da maschi, non voleva proseguire qui, e quindi il papà ormai non ce la faceva più ad andare avanti, e quindi abbiamo chiuso nell'87 le fornaci. E poi mio papà nel 2003 è mancato, la mamma qui da sola non poteva stare, si è trasferita a Conegliano con mia sorella. E quindi ero quasi intenzionata a vendere tutto. Poi è successo che un giorno sono venuta su e ho camminato qui proprio in mezzo alle fornaci, e mi commuove ancora proprio ricordare quel giorno, perché ho pianto e ho detto: no, qui sono nata, qui sono le mie radici, e qui il papà avrebbe voluto che noi continuassimo. Ogni tanto vengono ragazzi a chiedere se possono vedere, quindi ci fa piacere raccontare un po' un pezzo di storia che un po' ha contraddistinto anche il paese, perché all'inizio quasi tutti nel paese in quegli anni avevano lavorato nelle fornaci. Anche chi andava in Svizzera per emigrare, nei mesi che erano qui in casa venivano a lavorare in fornaci.